Buongiorno! Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora ragazzi, stamattina forse una di due live, vediamo se anche oggi pomeriggio riuscirò a riconfermarla. Buongiorno Ruggicus, giochiamo un nuovo orzo, o meglio, una nuova lista che non ho mai portato sul canale, adesso ve lo faccio vedere. Ovviamente gioca le carte più forti dell'Historic, perché senza queste carte al momento sembra quasi, dico quasi, perché in realtà è possibile giocare altre strategie, però sui midrange credo che sia quasi impossibile giocare senza, ovviamente, Orchetto, Anello, Shieldred. Credo che sia così, questa è una mezza via. È una mezza via tra un Rakdos e il Mono White Control, o meglio una parte di UV Control anche, che abbiamo visto già in altre tipologie di mazzi. Giochiamo una quantità di terre doppie smodata, tantissime. Gioca tante carte forti, gioca anche Union of the Third Pact, che credo che sia una delle migliori pescate che si può fare qui, in questo formato ora, visto che Anello comunque ha un dispendioso costo di vite. Il 3 per di Anello, il 3 per di Shelly classico, 2 per di Wandering Emperor, che può essere una win condition contro Control, insieme a Orcish Bowmaster, che ovviamente ci fa giocare tempo flash. Giochiamo anche due peschini che ci fanno guadagnare 3 vite e 3 reprieve per resistere delle vratte e altre cose. Ovviamente giochiamo la removal più forte del formato attualmente, cioè Soul Partition. Buongiorno Darkseid, buongiorno Malu, buongiorno Fabrizio. E poi, per cercare di fare vantaggio comunque, Esper Sentinel, che soffre tantissimo adesso la presenza di Orcish Bowmaster, ma finché dalla parte nostra ci può fare vantaggio contro determinate tipologie di mazzi, la teniamo. E poi il 3 per di Fatal Push per chiudere il ciclo delle removal, che è coronato da 2 per di Murderous Rider e il 2 per di Vrattina, che sta molto bene con Bowmaster perché possiamo poi ricastarlo anche noi. Ora, non ho idea di come funzionerà questo mazzo, non l'ho ancora testato, ma ho una... Secondo me, cioè, qui c'è del power level, quindi rispetto a quando vi dico potrebbe essere un disastro, qui vi dico potrebbe non arrivare a premio, però sicuramente c'è della forza. Qui dopo andiamo avanti con Dimir, che a livello di midrange gioca le carte più forti del formato, a livello di control... Controlla le board, non controlla lo stack, tranne che con un reprieve in 3 per. A livello di sinergia carte, forse è uno dei migliori. Forse è uno dei migliori, perché non è un combo, ma è completamente diverso dalla tua lista, chef. Non c'entra niente con le tue liste. Ma fa delle cose allucinanti, secondo me, questo mazzo qua. Vedete, cioè, qui, se siamo contro aggro, contro combo artifact, noi possiamo reggere. E poi andiamo a chiudere. Se invece siamo contro un aggro, resistiamo e chiudiamo. Se siamo contro un control, bisogna vedere quanto riusciamo a fare vantaggio noi con le pescate giuste. Boh, mi sembra molto poliedrico come mazzo. Cioè, è un mazzo pronto a rispondere a tante cose. Poi magari mi sbaglio. Però non mi sembra brutto come mazzo, ecco. Sicuramente non sta male con maghi, perché ha le removal perfette per maghi e anche le pescate perfette contro maghi, perché guadagna un botto di vite questo mazzo. Quindi diamo un'occhiata, vediamo cos'è Sepia Flux. Sembrerebbe un control, mannaggia, quindi uno dei matchup peggiori che abbiamo. Vabbè, vediamo. Sembrerebbe, eh. Io manatta... In realtà questa non la dovresti... Non è un control, è un mirror. Non dovresti giocarla questa in un formato con Orchetto, no? Vabbè, qua ci toglie Anello del Potere. Ce lo fa costare 6. Invasion of Copacabana è una carta bellissima. Io dico Copacabana, ma è Gobacan, ovviamente. È una carta stupenda. Stupenda. Con una grossissima difficoltà, secondo me. È troppo lenta per questo Historic. E ogni tipo di vantaggio che si cerca di fare con lei, in realtà, non è per forza un vantaggio vero. Quindi lui è token, lui è un Orzhov of Token che giocherà sicuramente anche lui Anello. Eccolo qua. Questa è una carta della stramadonna, ma proprio della stramadonna. Ma in questo momento qua io aspetto che lui... Però lui il prossimo turno fa Terra Shieldred, giusto? Io devo aspettare qui. Perché vorrei purgare in realtà. Però... Anche Unione sul cast di Shieldred dovrebbe essere migliore. Sì, dovrebbe essere migliore. Tanto lui butterà giù di uno Invasion, ma ci interessa relativamente. E se fa una spell è probabile che ci faccia pescare, salvo che sia una push o cosa del genere.
Giocavi le Tux. Lingering Soul ci ha fatto pescare davvero. Beh, perfetto così. Aspetta, no. Facciamo pescare prima, così guadagniamo una vita in più. Adesso guadagniamo vite, che tanto poi... Ecco, vedete? Questa è la solution perfetta adesso, perché noi facciamo Vratta, che tra l'altro gli toglie anche il token che entra qua. E poi il prossimo turno Soul Partition. H miseria. Questa è una pescata forte, forte. Però no, qui dobbiamo per forza purgare. Vorrei aspettare un turno in realtà, o che lui rifacesse anche quello. Perché in realtà noi possiamo fare The One Ring. Il problema è che se facciamo The One Ring... No, possiamo farlo lo stesso, abbiamo due terre stappate in due turni. Abbiamo due terre stappate in due turni, che butti pure giù Copacabana. Tanto Copacabana... Esatto, da indistruttibile è Hexproof, quindi non ce ne frega nulla. Non ce ne frega nulla. Teniamo questa di qua perché voglio giocare questa. Anzi, facciamo così che la vedo meglio. La battle che fa 4 danni in standard è fortissima, Fentotal. Penso che sia una carta della Madonna. Lui per fortuna sbaglia. Lui sta continuando a sbagliare in questa partita. Sta cercando di fare il suo vantaggio con i token, senza rendersi conto che è già morto on board in questa maniera. Non sta attaccando Copacabana. Ok, non ha senso. Non ha proprio senso, Oppo. Puoi mettergli sopra tutti i segnalini che vuoi, ma questo turno li hai persi tutti. E poi non è andato... Perché non è andato a cercare interazione con The One Ring, con Shieldred? Una cosa molto strana questa, eh? È una cosa molto strana. Certo, ha fatto un bellissimo... In realtà ha fatto un bellissimo vantaggio. E non si può immaginare che noi abbiamo Soul Party... Divine Purge, però... Con dentro The One Ring... Io farei un altro tipo di giocata, ma insomma. Con dentro The One Ring io faccio sempre un altro tipo di giocata, secondo me, però. Doppia reprieve bellissima. E qui probabilmente andiamo a scartare terra animabile. E la spell che ci fa guadagnare vita. Era rivelata, e allora è un pollo. Allora è un pollo. Perché perdere tutti i token in modo gratuito è solo controproducente per le sue giocate. Tra l'altro adesso noi abbiamo anche reprieve in doppia copia. Se lui cerca di fare Shieldred lo teniamo fuori. Beh, questa l'hai fatta tutta la vita. Ciao Deme! Ciao, come stai? Oggi è un giorno un po' triste, Deme. Non per me, ma perché purtroppo un amico è in lutto. Non dirò né di che si tratta né chi è. Però tutto sommato, Deme, non mi posso mai lamentare da questo punto di vista. E intanto facciamo uno shoutout al buon Bazar di Via Latta. Andate a seguirlo, che è bravissimo, 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 bravissimo. Qui lui sta cercando di fare un determinato tipo di vantaggio. Allora, dobbiamo... iniziare a riguadagnare abbastanza vite e a restare open di o Bowmaster o Orkish. O scusate, sì, o Reprieve, scusate. Abbiamo anche un'altra possibilità di guadagnare vite. Dobbiamo stare attenti al numero di carte che abbiamo. Possiamo appoggiare una terra? No, l'abbiamo già fatto. Vai. Questo possiamo andare a togliere. Felice di anni, grazie mille per il follow su YouTube. Via. Allora, credo che non ci serva questa sentinella, giusto? Tanto c'è questa nel caso. Perché si vede la sua Shelly? Perché l'aveva rivelata. Riprova a fare wedding, io finché ti posso reprivare ti reprivo. Tanto guadagno vite, pesco. Magari lui cerca di ammazzarci Shieldred, ma noi non gli facciamo attivare rivolta se possiamo. Va benissimo, non credo siano dei grandi problemi quelli. Perché se top decchiamo una purga è come se tu avessi perso. E tra l'altro più peschi più per noi è festa vera.
Allora, qui non gli faccio attivare rivolta, ma tanto non ha il mana in realtà, però potrebbe sacrificare questa. Sto pensando di fare in realtà Soul Partition lì sopra, ma abbiamo una push in mano. Ah, intanto peschiamo ancora una volta. Sì, perché se troviamo purga è finita per lui. E poi andiamo a vedere cosa facciamo con 6 mana. Due vorrei tenerli open in realtà per Bowmaster. Però vediamo. Vediamo, vediamo. Comunque il mazzo token è un mazzo carino in historic ora. Però non mi convince troppo, eh. Mi sembra molto, molto arzigogolato, molto lento, molto strano. Sì, molto strano. Vediamo se attiva la... l'incantesimo. Non credo proprio. Esatto. Quindi qua passiamo con Shelly. Lui perde 6 vite questo turno. Mi sembrano importanti 6 vite. 5 mana possiamo farla questa Esper Sentinel. Potrebbe fargli. Potrebbe fargli castare. No, meglio cava. Potrebbe fargli castare una spela a un costo in più. E questo ci può aiutare. Ma non mi sento in svantaggio in questa partita. Con doppio reprieve, con reprieve in mano e Bowmaster Soul Partition. Va bene, questa l'hai fatta senza dubbio. Così la paghi anche di più. Go for the throat. Mi hai fatto pescare? E perché mi hai fatto pescare? Vabbè. Ti servivano 4 mana, evidentemente. Però non me lo spiego molto. Mi sembra un po' una mossa disperata. Buongiorno, Dark Herald. No, un paio di vratte in più con i Bowmaster che abbiamo? Non credo. Ci interessa questa cosa? Ci toglierà un orco. Chi se ne frega? Ne abbiamo tre. Cioè, o togliere Priv. Ma secondo me lui è morto, ragazzi. Abbiamo anche terra animabile. Deve attaccare per togliere. Noi possiamo go for the trottarne uno. Repriva tolto con due mana. Non mi è chiaro, il piano di Oppo. Mi sembra che stia giocando molto per. Molto un po' a caso. Anche questo attacco è un po' sciocco. Sì, è un po' tanto sciocco. Ragna, dici che è disperato. Facciamo lo shoutout anche al buon Ragna. Non lo so se è disperato o ha un piano in realtà, eh. Però effettivamente, boh. Ha giocato male comunque, eh. Ciao, la mamma. Sì, quello. Quello del Midweek. L'ho visto. Allora, lui sta cercando di fare Fatal Push. Io potrei fare Soul Partition sulla mia Shelly, eh. Ma la verità è che gliela faccio risolvere. Perché noi siamo lethal con 3 Bowmaster, quindi boh. Secondo me ha giocato veramente da culo invece Dark. Secondo me ha giocato veramente male. Non ha tolto Bowmaster per qualche motivo. Tolto Reprieve per togliere Shieldred quando comunque il mana c'era. Soul Partition qua. Gli dà Hexproof. E dagli Hexproof. Non lo so, però la gente dice che non è problematico. Secondo me è la carta più forte degli ultimi anni, ragazzi. Secondo me è una carta che è fuori di testa da quanto è in grado di fare vantaggi e portare a casa le partite praticamente da sola. Cioè, mi sembra veramente allucinante come carta questa qua. Sembra la carta veramente definitiva. Sì,
Per il nero non poteva esserci di meglio. Ma proprio non poteva esserci di meglio per il nero. Who you gonna call? Bowmaster! Cioè, siamo a turno 1000 e Bowmaster comunque la sta vincendo da solo. Cioè, non so se ci rendiamo conto del PL di questa carta. Del prodotto interno lordo anche. E lui si è ripreso molto bene. Noi dovremmo averne ancora una di purga, però. Ah, ma a parte il fatto che comunque lui deve andare a tradare adesso, non è che può inventarsi grandi cose, no? Perché noi facciamo terra nera. Sì. Facciamo un bel combat, direi. Facciamo scelli e peschiamo, magari troviamo l'ultima purga. Sì, no, possiamo fare anche così. Possiamo fare anche così. Lui ha una risposta, ma penso che sia questo trigger qua. Tra l'altro posso attivare Hive of the High Tyrant, anche attaccare e vedere come va. No, no, è più forte Bowmaster di Shieldred, ragazzi. È molto più forte. In ottica di gioco è molto, molto, molto più forte Bowmaster. Molto più forte. Non c'è proprio paragone. Shieldred è un turno 4, Bowmaster è un turno 2 che puoi fare a tempo flash. È molto più forte. No, non c'è paragone proprio. Shieldred adesso sta brillando perché esiste la combo con Anello del Potere, ma Bowmaster ti mangia da solo due mazzi, eh. Cioè... Palantir non si vede perché è legale anello. Quando l'anello lo... Se l'anello diventerà mai non legale, ragazzi, prepariamoci. È molto più... È molto forte anche quella carta. Certo, è meno impattante. Ma io me lo immagino un futuro con i Palantir. Ecco, questa è una delle mani che vi dicevo, che secondo me questo mazzo è forte. Guardate che scurvata che ha. Turno 1 problematico, turno 2 removal più forte del gioco, turno 3 removal che toglie tutto, turno 4 The War Ring. Boh, mi sembra esagerato. Se fa una push ci fa pescare. Sì, sì, no, ma il tutto a due mana. Cioè, quella roba lì è allucinante. Il mio mazzo, mi sa. Quella roba lì che è allucinante, che a due mana ti faccia comunque advantage in una maniera assurda. Assurda. Botta, vai. Vabbè, farai Crucias. È il mio mazzo, punto. Lui adesso è sopra, perché questo Crucias lo rampa. Però la prima spell che fa, in teoria, poi noi... Un po' di advantage lo facciamo anche noi. Non credo di voler fare Soul Partition, credo di voler fare Terra Stappata Passo e fare Murderous Rider nel suo. Lui potrebbe calare Anello del Potere. Anello del Potere ci fa praticamente pescare una carta se non sacrifica il tesoro. E Soul Partition poi può togliere Anello del Potere, ma la dura verità è che credo che dovrò togliere Shieldred. Sì, è troppo per due mana, è troppo. Invoke Despair? Beh, fammi pescare intanto. Va bene. Invoke Despair. Mi fai malissimo perché peschi due. Però noi facciamo Anello per primi. Mi hanno insegnato che Anello per primo in questo formato è fortissimo. Poi vedremo se sarà così. In realtà dipende se adesso fa Anello lui, fa Shieldred lui, fa Bowmaster lui. Dipende da tante cose. Però le removal in mano le abbiamo. Vediamo. No, Luke è più forte Bowmaster. Ma guarda, senza dubbio, in questo in historic, poi negli altri formati non lo so, ma qui in historic Bowmaster è assurdo. È assurdo. Ti fa tutto da solo. Ieri due partite le ho vinte perché gli Oppo hanno dovuto pescare. Hanno pescato, avevano vinto la partita, hanno pescato, Bowmaster li ha uccisi. È stato incredibile. Ma come ci pensa qua? Può fare un'altra Invoke Despair a costo di tante vite, però pesca 3 e ce ne toglie tante a noi con Anello. In realtà un Invoke Despair ci ammazza. Secondo me Orchi è molto più forte, Luigi. Questo va bene per noi, lui pensa che noi non abbiamo removal a quanto pare. Il problema è che dobbiamo farlo così, altrimenti non recuperiamo. Questo è ottimo, eh. Questa è ottima, davvero. Urca la peppa. Però qui faccio questa terra qua, perché così posso restare anche open di push.
Secondo me Bowmaster ha davvero una capacità di portarsi a casa le pelli delle altre creature che Shieldred non ha, e per questo motivo è molto più forte di Shieldred, ma molto di più. Qui va a riprendersi la Invoke the Spare. Vediamo cosa fa. Niente, Luigi. Ci mancherebbe. Oggi scusate se sono un po' spento in live, sono un po' triste. Penso che si senta. Ma, ripeto, non è per me, ma per un amico. Non possiamo fare push. Ci manda 10, dobbiamo stare molto attenti a Invoke the Spare, che stiamo perdendo vite troppo. E quindi qua Wandering Emperor, sperando che... Allora, Wandering Emperor in realtà non è male, perché ci permette, se lui attacca ora al costo di uno scarto, che sarà il secondo anello forse, di togliergli cose. Mi toglie push. No, mi toglie Bowmaster. Vabbè, toglimi Bowmaster, sti cazzi. Sti cazzi. Grazie, Fentotal. Glielo dirò. Forsaken Monument è un craft sicuro solo se giochi mono brown. Oh, artifact combo. Mi vuoi togliere push a tutti i costi? No, allora facciamo così. Pago una vita su due. Ma ti tolgo questo. Via. Vai. È solo un craft sicuro lì, altrimenti non ha senso craftarlo, Dark. Perché ha fatto doppia Inquisition lui? Cosa ti serviva a fare doppia Inquisition? Nelle prime 5 c'hai Invoke the Spare. Brotherhood End? Ok. Va bene. Ci sta. Rischiamo, peschiamo di anello? Sì, ci può essere una Shell in cima. Ho una reprieve sulla sua Invoke the Spare. Quella mi piace molto. Ma prima di tutto, siccome io voglio fargliela castare, reprieve, non faccio The One Ring che ci protegge da Invoke the Spare. Faccio Murderous Rider, che tra l'altro gli può far castare anche Shieldred, e noi repriviamo Shieldred. Molten Impact. Sì, purtroppo sì, dobbiamo trovare assolutamente qualcosa che ci dà vite qua, purga male, peschiamo, facciamo anello, ok, ci siamo, allora, meglio questa, era meglio fare prima questa, era una vita in più, ma va bene così, noi sappiamo che è Invoke the Spare, prima o poi arriva. Esper Sentinel, vai. È devastantemente forte, Fentotal. È devastantemente forte. Vabbè, ci toglierà Esper Sentinel se ha trovato removal, perché questo comunque arriva. Però chi se ne frega, cioè noi repriviamo e poi controlliamo la partita. Il prossimo turno resettiamo anello. Tra l'altro, se fa Shieldred gliela facciamo risolvere, facciamo Go for the Throat. Non lo so, non mi sento male. Ho paura di uccidermi di The One Ring se lui ha tipo doppia The Spare. Però così... Ah, vediamo se ci fa pescare. Ci farà pescare, no? No. Però così non mi sento esattamente in svantaggio, eh? Alla fine ci basta una delle tre scelli e ci siamo. Terra fuori di testa questa. Fuori di testa.
Noi abbiamo un altro reprieve. Lui però può fare terra il prossimo turno. Quindi, pesco di anello. Le Shielded non esistono. Hive of the High Tyrant, anello del potere. Quindi già abbiamo guadagnato un turno nei confronti della sua Despair. Quante carte ho? 26, pesco. Vado a 6 vite. Ok, perfetto. Vai. Via. Terra, terra, terra. Terra. Purga. Purga numero 2. Vai. Ma non lo so se uscirà mai un drop a 2 più forte di Orchetti. Orchetti, ragazzi, è una carta che spacca due formati diversi. Non credo che uscirà mai un drop a 2 più forte di Orchetto, sinceramente, ragazzi. Credo che abbiamo raggiunto un power level enorme con l'orco. Ma proprio, boh. Io non... Sono abbastanza allibito del PL di Orchetto, sinceramente. Ok, abbiamo vinto, ragazzi. Cioè, lui può fare Invoke the Spear, ma qua... Qui si... Ah, posto, abbiamo anche protetto Shielded, guarda, vai. Deve fare terra, per uccidere le Shelly. Per fare quella, più che altro per fare questa Invoke the Spear in modo sentenzioso. No, per fare di più di Orchetti non è che... Sì, o fare removal, come dice Luigi, o pesca due. Potrebbe anche pescare due, effettivamente. Ah, se tu fai questa carta qua, sinceramente... Ma sinceramente... Sì? Speriamo che non abbia fatto il push in mano, in realtà. No, ma allora io stappo. Allora, stappo, metto il blocco, soul partition adesso, così siamo anche open per proteggere la nostra Shielded. Combat... non siamo lethal? Mi sa di sì, Mi sa di sì, mi sa che siamo lethal. Perché posso attivare Hive. Ah, potrebbe avere Orchetto, ma abbiamo comunque Reprieve, quindi dovremmo essere comunque lethal, ragazzi. Cioè, lui non ha una giocata contro di noi in questo momento. Guarda che gli ho letto la push. Paga il mana, per favore. Gliel'ho letta tantissimo. Ecco, vedete, queste sono le differenze tra chi gioca da tanto tempo a chi invece gioca da meno e non è preparato a queste soluzioni qua. Queste sono giocate che si imparano con gli anni, che si fanno di lettura proprio. 4, 3, 8 e 2, 9 in teoria. Vai. Olè. Olè. È un mazzo forte questo Orzhov. È un mazzo molto forte questo Orzhov. Sei in totale controllo contro i mazzi midrange. Bella. Bella, 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 vai. Il suino. Nomi importanti da parte di questo op. Keep. Sta malligando tantissimo. Malligato a 4? Chiudo la finestra che ci sono le mie nipotine che urlano.
Quindi Oppo Maliga 4 tiene, noi partiamo di Jesper Sentinel al passo. Se è un combo non è contento, però non abbiamo un reprieve. Terra blu passo. Ah, faccio terra stappata perché boh, potrebbe fare qualcosa, quindi... Pescare due mi sembra più forte che pescare uno. Ah, Dragonstorm! Quindi ci serve davvero pescare un counterspell. O che sbaglia a fare la Dragonstorm. Che cosa sei? È Dredge? È Dredge. Non è Dragonstorm. Quindi purga. Ma è Dredge che ci fa pescare due carte? Boh. Ok. Tra l'altro, malligando a 4 c'è un'altissima probabilità che non ti giri il mazzo. Ok. Una narcomeba che gli fa rientrare che cosa? Le amalgame? Va bene. Quindi, è già il tempo di purga o peschiamo prima? Secondo me possiamo anche pescare prima. Nel senso che intanto combat Trada Narcomeba. Sto pensando di toglierlo, eh. Ma no, va bene così. Vai. Vai, vai. Voglio che fai più vantaggio dal tuo cimitero. Voglio che fai più vantaggio. Purga lo ammazza, Dredge. Adesso volano. Va bene. Certo. Tanto rapide non sono. Qui facciamo o reprieve sulla spell che casta o comunque sul partition sul 3-3. Così restiamo anche alti di vite. Vai. Per me è un mazzo senza senso, Dredge, ragazzi. È come ninja, può essere forte, magari vince anche adesso. Ma ha una facilità di morte addosso che è allucinante, secondo me. Boh, mi sembra veramente un mazzo che dici, ma giocarlo in questo historic ha veramente un senso? Non lo so. Dredge è più forte di ninja? Boh. Perfetto. Hai degli altri? No. Quindi adesso perdi tutta la board, praticamente. Non lo so, ragazzi, se Dredge è più forte di ninja. Secondo me sono tutte e due scarsi. Cioè, di questo ha la sua che può uccidere anche di Creeping Chill. Quello è vero. Quello è verissimo. Però, boh. C'era un Creeping Chill, c'era una Narcomeba solo. Ok. E poi? Cosa facciamo, Oppo? Ah, puoi fare questo, ma non hai guadagnato vite. Vai. Mi fai fare Wandering Emperor. Terra. Bloodcast, giusto. Ilario, abbiamo giocato contro? Non me ne sono accorto, ti chiedo scusa. Chi eri? I Rakdos. Boh, qua facciamo Wandering, credo. Tanto abbiamo reprieve. Possiamo guadagnare anche delle vite. Eri Rakdos, è stata una bella partita. Sì, fai. Vediamo cosa mette nel cimitero. Non tantissimi. Non tantissimi.
Però non è stata una partita. Cioè, sto giocando un mazzo che contro i midrange è veramente, veramente pronto, secondo me. Quindi è normale a un certo punto avere dello svantaggio. Ciao Serbo. Certo, Ilario. Mi fa piacere. Oh, davvero, ragazzi, io Dredge, per quanto magari adesso vince lui, non lo capisco. Certo, meglio per noi. Comunque, anche qui, Bloodgust è una carta molto forte, ragazzi. Però, per come la stanno coccolando, è troppo scarsa. Per come la stanno coccolando. Vabbè, non facciamo morire Wandering. Purghiamo. Vai. Quante carte hai nel mazzo? 21? 21. Sì, beh, abbiamo anche tanti modi di riguadagnare le vite. Non so, abbiamo 8 vite in mano, ragazzi. Quindi non mi sembra che siamo messi male a vite. Più lei, potenzialmente 10. Sto pensando se sol partitionarla o toglierla. In realtà la soul partitioneremo, credo. Guadagniamo un altro turno, peschiamo... Ah no. Ah no, ma lui potrà far rientrare qualcosa ancora dal cimitero. Io aspetto, faccio un go for the throat nel caso. Questa può... Tanto i loro volano, quindi questa può salire ancora. A Dredge mancano troppe cose, ragazzi, ma troppe proprio. Cioè, contro alcuni agro è chiaro che sia forte, contro alcune strategie è chiaro che sia forte, ma poi trova un controllo e muore. Io non è un mazzo sul quale punterei ora, sono sincero. Cioè, mi sembra molto instabile. Se adesso lui anche rifà entrare questo dal cimitero, e chi se ne frega? A parte il fatto che c'ha 19 carte e deve dragare se vuole farla rientrare, quindi boh. Dredge manca Bazar, hai detto niente, Mad? Hai detto niente? No, mancano delle carte un po' più forti in realtà. Mancano le fetch per far rientrare Shambling Ghast a tempo instant. Manca troppa roba. Manca troppa roba. E qui adesso te l'esilio questa, perché l'hai rifatta così? Boh. Ma la dai, vinciamo. Vai. Vinciamo questa partita. A Dredge mancano i draganti, soprattutto, sì. Sì, 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 sì. A Dredge manca Dredge. Sì, madre, lo so, me l'avevi già detto. No, però, cioè, al di là di quello che manca, è un aggro, ed è anche buono. Il problema è sempre questo, cioè, quando arrivi a questa situazione qua, non hai modo di vincere una partita, secondo me. Non ce l'hai, è proprio fermo e basta. Quello è un problema. Quello è un grosso problema. Tra l'altro adesso Shieldred mena. Io non sarei troppo contento da parte di Oppo, eh. Vai. È un lancio della moneta, esatto. Esattamente. Esattamente. È proprio quello, è un lancio della moneta. Vuole attaccare Wandering Emperor. Non ha fatto i conti con la mia mano. Anzi, aspetta, prima magari peschiamo di meglio. Magari troviamo un'altra Wandering, ti immagini? Orcish Bowmaster? No. No, no, preferisco Soul Partition, tenere Wandering. Vai. Ma non c'è stata partita, ragazzi. Con una purga in mano, Dredge muore.
Dai, 3-0. Dai. Malu. Ah, ma tu dici. Ma dici qui? Su Historic? Come ha fatto turno 2 a metterti giù 6 creature? Ne ha fatto uno a turno 1. Ciao, Rag! No, ma non devi dispiacerti con me. Io sono solo affranto. Ma non è mia la cosa, è di un amico. Come. Malu, come hai fatto ad avere giù la. Come ha fatto l'altra persona ad avere giù così tante. Così tante creature, scusami. Mi manca un passaggio. Ah, siamo contro Artifact. Penso che siamo morti con questa mano. Sì, credo che. Allora, non lo so se siamo morti. Sicuramente Scioltred ci dà una mano. Noi dobbiamo rallentarlo, però. Altrimenti moriamo subito. Eh no, ma. Non può. No, ragazzi, non basta. Beh, devi fare creatura T1 che ti milla 3. In quelle tre carte devono esserci almeno una Narcomeba e un 3-3. Giusto? Sì. E poi mi manca un passaggio. Capito? Cioè, ne ha fatti due. O ha fatto il millante che draga, che milla 10 e. Sì, e ha fatto il millante che milla 10 e probabilmente ne ha trovate altre due. Ah, gli hai ucciso la creatura che è 1003, quindi ha millato 3 due volte. Ok, adesso ho capito. Adesso ho capito. Infatti mi mancava quel pezzo, dicevo, ma com'è possibile? Questo ci ha fatto doppia Anvil, ragazzi. Cosa gli raccontiamo doppia Anvil? O top deck o purga o siamo morti. Oddio, siamo protetti per un turno, perché lui non ha ancora vinto. No, lui ha già vinto. Che cazzo. Complimenti, Deathion. Cioè, mano perfetta. Nonostante io ti abbia fatto un reprieve. Mano perfetta. Compliments. Ah, non possiamo più vincere. Ha già vinto lui. Pazzesco. Turno 3, eh? L'avrebbe fatto turno 3 prima. No, turno 3 non poteva. Navi, ma grazie mille. Grazie mille. Vabbè, siamo morti, dai. Grazie mille, Navi. Ciao, Vaina. Purtroppo anche in estate i nostri orari sono poco compatibili. Ogni tanto riesco a seguirti dal mare, quindi le mie mi danno tregua. Ma sappi che il mio supporto non ti mancherà mai. Grazie mille al miglior insegnante d'Italia. Grazie mille. Grazie, grazie. Grazie, Navi. Grazie mille di cuore, amico. Lui è stato molto forte, Ares. Davvero. Tanto decimo mese, Navi. Grazie mille, davvero. Anche per il bellissimo messaggio. Grazie. E saluta le tue bellissime bimbe. Grazie, ragazzi. Qui Artifact, ragazzi, è stato un mazzo che è salito tanto in questi mesi, eh. Anche qui era morto con una purga il turno prima, perché gli facevo risolvere la Anvil e gliela purgavo invece che fare reprieve. È andata così, che dobbiamo fare? Ci sta. Historic è un formato così. È diventato molto comboso e ci sta. Ci sta. Ci sta. È come Cervelcer che te lo fa a turno 3. Sarebbe da chiederlo, Rocco, non lo so sinceramente. Ah, un raid rata ti abbiamo da Lord. Ma sapete che sono un po' a corto di. No, c'è un po' d'acqua. Però sono un po' a corto di bere. Devo andare a rifullarmi. Devo andare a rifullare un po' di risorse. Oggi passo dal mio LGS. Devo scegliere se comprare un po' di buste, ragazzi, in cartaceo. Perché. 15, la mano sembra forte. Per fare uno sboosting insieme a quelle di Commander che ho ancora lì dietro, per portarvi uno sboosting un po' più completo sul canale, no? Però non so che cosa acquistare, perché ci sono delle belle offerte, ma sono su buste un po' vecchie. E. Deme, no, aspetta, Deme, non ho le parrucche. E mi sono dimenticato di disattivarlo in realtà, ma non ho le parrucche qua, quindi tienile appena. Ve lo dico quando tornano, sono da lavare. Le parrucche, perché le uso per fare anche attività con i miei ragazzi disabili. Allora le ho portate un po' in giro in macchina e si sono un po' sporcatine. Quindi appena le ho, comunque ve lo faccio sapere. Ilario, ma grazie mille, benvenuto tra gli abbonati. Grazie, grazie, grazie mille.
Ah, mi devo proprio tingere? Minchia, grazie Ilario. No, 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 ma grazie a te. No, 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 io non mi merito niente, ragazzi. Non siate troppo buoni. Semplicemente mi piace fare contenuto per voi. Allora Clash, ci vediamo là. Dimmi chi sei quando arrivi. Oggi io sarò lì, penso, dalle 3:30 più o meno. Quando apre. Ma oppo, mazzo fantasia? Ah, mazzo Venture into the Dungeon. Venture into the Dungeon fa pescare? No. No. Quindi, sarebbe meglio toglierlo questo, vero? Però lui ha un pezzo più forte di questo, quello raro. Quindi in realtà facciamo dei One Ring qua. Grazie, Ilario. Allora vale ancora di più la tua sub. Grazie mille. Davvero. Davvero tanto, grazie. Ehi Ilario, sai cosa? Mi fa riflettere molto il tuo messaggio, ma non sei il primo che me lo dice. Il fatto è che io ho detto una cosa molto banale in risposta a Scombo. Molto, molto banale. E per me è stato incredibile vedere quanta gente la ignorasse. Ma proprio ignorasse, cioè... Io pensavo di dire una cosa che la gente sapeva già. E quindi ho contattato Simone solo quando avevo già fatto una quantità di boost e risultati allucinanti. Perché ho detto, tanto la gente lo sa, tanto vale che lo facciamo vedere nel grosso. Cazzarola, invece non è vero, invece la gente non era pronta, si è trovata sbalordita. E ho detto, ma incredibile, cioè per me era veramente una cosa normale, normale. Io ho sempre fatto eventi su Arena, ho fatto solo eventi praticamente su Arena. La Ranked l'ho fatta una volta, un paio di volte sono arrivato a Mitico per davvero, ma io ero veramente, veramente... Ero veramente allucinato dal fatto che la gente non conoscesse questa cosa, o forse proprio non l'avesse calcolata, non lo so. Per me era assurdo. Allora, secondo me qui noi andremo a purgare il turno dopo, quindi non voglio perdere Orchetto, credo. Però, no, non ha senso, è meglio che stiamo open di pescata o di rimozione su un pezzo problematico. Vai. Sì. Sì, sono d'accordo, Rampengu. Ma lui è proprio fermo, però. Lui è fermo di strategia, eh. Vabbè, andiamo a pescare una Shelly, portiamo a casa la partita, dai. Tra l'altro, se pesca extra in qualche modo, gli facciamo molto male, perché togliamo il blocco più forte che ha. Questi poi diventano dei 3-3, vero? Quando completi un dungeon. Ci vuole molto tempo per completare un dungeon, mi sa. E niente, abbiamo vinto. Abbiamo chiaramente vinto. E voi direte, perché non hai pushato questi per passare di più danno? Perché il prossimo turno facciamo te... Allora, intanto voglio restare open di questo. Non volevo perdere un pezzo qua. E il prossimo turno facciamo sul partition se entra un pezzo problematico. Altrimenti terra e push. Vedi che non blocca neanche. Vai. Via un anellino. Eccolo qua. È lui? Non è lui, ma lui lo togliamo. Per sicurezza lo togliamo. Vai. Ma succedono ovunque queste cose, eh? Cioè non succedono solo in Ranked. Però, secondo me, il fatto che la Ranked non abbia un prezzo d'ingresso comunque la rende più instabile a livello di PL da parte dei giocatori. Quello sì, quello sì. Quello sì. Vero, Mageta. Sono quelli. Ma tanto la partita è finita. Cioè, non dovrebbe arrivare a farli. Non dovrebbe arrivare a farli. Ah, se fa una removal... Ma intanto mi fai pescare. E poi pesco io. Che pescata. Quindi la fa tornare tappata, no?
Perfetto. Mazzo, Loppo è dungeon, ragazzi. Loppo è dungeon. Loppo è dungeon. Horse of Dungeon. Siamo indietro ancora, no? Esatto, ne manca ancora. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. C'è la pescata alla fine del dungeon. Quindi mi spiace. Abbiamo le carte perfette. Perfette. Vai. Cioè, vinto. Non è morto. Però non siamo messi male noi, eh. Una cosa che mi piace molto delle terre tappate è che le puoi scartare senza avere proprio nessun rimorso in endgame, in late game. Magari adesso lui scomba, però, eh. Ok. No, con due mana non credo che scomberai. E cosa togli? Il Bowmaster? Giocata disperata. Se toglie Sentinella per... Ah, vabbè, togli il 4 qua. Ah, beh, sì, non stavo neanche contando il token, pensate un po'. Cioè, per me era scontato che togliessi qualcosa di un po' più impattante. Pesco Vinco, trovo Removal, forse? Vediamo. Beh, intanto c'è Shieldred che... Vabbè, diamo tempo. Intanto facciamo così. Combat. Non è morto, ma la diagnosi non è così buona. Sì. Ok. Provo a fare Lethal. GG. GG. Tra l'altro non mi ha dato neanche il tempo di mettere il segnino. Per lui era morto con l'entrata di Wandering Emperor. Ci sta. Cosa siamo? 4-1, no? 4-1. Sì, sì, sono d'accordo, Mageta. Mazzo dell'anno scorso. Oh, perché poi in realtà è un mazzo dell'anno scorso scarso anche, quindi in historic è molto scarso, quindi effettivamente trova un po' il tempo che trova. Questo è un keep di gestione. Vai. Vediamo che cos'è Oppo. Speriamo non sia control. Non è control, è mirror. No, scusate, non è mirror. Sto dicendo una stupidata. Probabilmente Rakdos o Mono Black. Non può essere mirror in questo... O forse Dimir. Però non ci sono companion. In base alla scartata vi saprò dire che cos'è. Penso Rakdos. Penso Rakdos per il tipo di scarto. Perché Dimir avrebbe tolto Purga, credo. Esatto. Però è una scelta... Cioè, quella carta qua vuol dire che c'hai già in mano Planeswalker. Vuol dire che hai in mano Shelly, hai paura... Boh. Non lo so, vai. Io non li faccio mai i midweek. Li facevo quando avevo l'account un po' più indietro. Ma non li faccio mai neanche con gli FTP, perché mi sembra che mi tolgano del tempo. E due rare, so che sono gratis, ragazzi, e che le si può fare in velocità. Però quel midweek dove ti incastri in realtà non è così comodo. Però voi fatelo, eh. È una cosa buona per i giocatori FTP. Fatelo, fatelo, è una cosa molto buona. Vorrei una risorsa a gioco, vorrei una risorsa contro questo Rakdos, se no moriamo. Che perché lui non si sta mai fermando. La torta per Shelly, credo anch'io... Però ci ha lasciato fatal push. Questo è un problema per noi. Questo è un giga problema per noi. Proprio giga giga. Perché il primo che fa One Ring vince, eh. Rettifico, abbiamo appena trovato una possibile soluzione se lui non ha rimozione. E credo di aver bisogno di fare terra qui. Non tanto perché ci dà una possibilità in più, ma perché lui dovrebbe fare Shieldred, io casto Bowmaster, in risposta a Shelly, appena Shelly entra e lui fa triggerare anello,
chiudiamo la partita. Who you gonna call? Bowmaster! Carta fuori di testa. Il nostro Bow. Fuori di testa! Bowmaster! Però se fa terra push, siamo nei guai. No, non è vero che siamo nei guai. Perché possiamo pushare Shelly, per fortuna. Però comunque lui fa vantaggio. Fare vantaggio mai bello. Fare vantaggio mai bello. Ma scusa, ma tra l'altro era rivelata, no? Push? No, forse era la doppia. Forse era la doppia. Who you gonna call? Bowmaster! Vai. Però mi sa che lui ce le ha le rimozioni a tempo istantaneo sul Bow, eh. No, ma non abbiamo mica vinto, eh. Secondo me vince lui. Sono quasi sicuro che vinca lui. K. Fai Bowmaster, per favore. Sì. Grazie per il follow, Mark. Non posso farlo adesso perché in risposta castanello lui. Quindi cioè in risposta usanello. Quindi aspettiamo, al massimo il turno dopo purgo. E appena attiva anello castiamo il nostro Bowmaster. Se non ha Inquisition, Toxis, quelle menate lì. Sì. Who you gonna call? Bowmaster! No, beh, non sta giocando male. Perché dite che non è di alto livello? Lui adesso lo può rifare quel Bowmaster. Non sta giocando male, ragazzi. Sta giocando molto bene. Non più. Cioè, non più. Vince comunque lui perché poi il nostro Bowmaster ce lo toglie. E noi siamo tapped out. Quindi, secondo me, vince comunque lui castando una Shelly adesso, vince. E quindi, secondo me, in realtà ha giocato bene. Oddio, può morire. Allora, dipende, perché può morire di... Può morire di terra. Allora, non mi aspettavo che si tappasse così tanto mana subito. Mi aspettavo una Shieldred, in realtà. Perché così muore davvero di terra, se non ha... Ah, questo cos'è? Demolition? Ok, quindi di terra non muore. Però se attiva Demolition e non ha removal, muore di Go for the Throat. Beh, quello sì, ma non cambiava Magete in realtà, eh. Non cambiava. Ok, questa è una stronzata. Questa è una stronzata. Sì, questa è una stronzata perché si suicida di anello, sono d'accordo. Eh sì, e questa è una stronzata. E siamo a premio. Però questa l'ha vinta, cioè, al di là che lui adesso sia andato in panico, perché era chiaramente in panico Big Bang, questa l'ha vinta... moriva già prima a 3 mana. Sì, ma non hai una soluzione in Rakdos a 3 mana. Cioè, se tu hai preso anello, anello con 3 mana che ti ammazza sempre. Cioè, non è che cambiano le cose. Quindi, lì lui doveva... O non castavi Bowmaster e non attivavi anello. Non era in una situazione facilissima. Magari cercava Marcia Nera. Alcuni lo giocano, eh. Alcuni lo giocano, non lo so. Marcia Nera gli faceva riguadagnare un bel po' di vite lì. Perché sicuramente avrebbe scartato tutto lo scartabile pur di guadagnare un sacco di vite. Marcia Nera è un'ottima soluzione, sì. È un'ottima soluzione. Ma Mageta, penso che non avesse visto entrambi i push. O forse sì. Devo andare a rivedere, non lo so. Non lo so. Non lo so. Alexis. Keep. Bella questa mano. Ma comunque, cioè, Esper Sentinel, per quanto muoia da Bowmaster, in realtà non è male come start di qualsiasi mazzo, ormai. Qui lui fa Bowmaster adesso, non può permettersi di non farlo adesso, ma lui non lo sa. Perfetto, adesso lo fa e noi lo repriviamo. Così lui perde un turno. Fallo dopo, va. Vai. Fidek non aveva removal in tutte quelle carte lì. Secondo me semplicemente si stava cercando di sopravvivere da anello, ragazzi.
Ma perché non fa Bowmaster e toglie Espers? Ah, ok. Buono. Sembra il mio mazzo, ragazzi. Sembra il mio mazzo che ho caricato sul tubo ieri. Who you gonna call? The Sentinel! The Sentinel is here for us. Who you gonna call? The Sentinels! Vai! Vediamo se muore da un altro Bowmaster. O se fai Anvil come penso. È fortissimo Davidone Ordov. È proprio il mio mazzo, ragazzi. Che cacchio, ma già copiato così Alexis, che palle. Ma che noia, tra l'altro. Quindi pushiamo. Grazie Rocco, pushiamo l'artefactide. Pushiamo! Vai. Vediamo se ha removal su Shelly. Se ce l'ha, se ha push in mano si spacca Anvil, credo, eh. Credo che si spacchi Anvil. È il motivo per cui qua ha attaccato. Dobbiamo stare attenti se hai 5 danni in mano, però, eh. Dobbiamo stare attenti a quello. Qua si spacca Anvil con Anvil, così fa trigger e poi fa push su Shieldred e siamo morti. Salvo top deckare qua Purga. Purga una mano ce la dà. Davidone, ti servono un po' di risorse per farle. Perché anche inside spesso e volentieri ci sono delle carte rare. Dopo vabbè, di base puoi mettere tutte le uncommon forti come Relic, quelle cose lì. Si è tappato male secondo me lui, eh. Secondo me qui lui si è tappato male perché è rimasto stappato di Mirrex. Ah, forse no, forse era obbligato. Forse era obbligato. Forse era obbligato, è obbligato, sì. Ciao Sentinel, è stato bello. Nessuno si aspetta mai Purga in questo gioco. Pazzesco. Vai. Se fa la sua Shelly io pesco ovviamente. Se fa 4 mana Anvil tappata va benissimo. Ma secondo me lui deve togliere Shieldred adesso. Se no rischia, rischia, rischia. Anche fare Anello del Potere non è safe con Shelly qua. Obnixilis normale. Ok. Per fare l'1-1 che ti ciampa Shelly. Ci sta. Ci sta. Fortissima questa. Ah. Combat. Ancora, tra l'altro si è ancora tappato il nero per qualche motivo. Cioè, secondo me lui ha una push in mano da 2 turni. Ma per qualche motivo sta tappando male. Io ho questa impressione. Poi boh, magari è solo un'impressione. Magari questo è anello del potere. Vai. Allora, Oppo 8 sicuramente. Noi non siamo messi male. Oppo a 6? Declino. Non mi ricordo se avevo Go for the Throat in mano. Non una grande scelta se non hai in mano una Shieldred. Che però vabbè ti protegge per questo turno. Allora, ring. Ring
Non male le pescate. Terra. Posso fare sentinella? Sì, vai. Lui muore. Ah no! No! No, 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 no. Non lo farò mai morire lui, perché lui è in mano push. Io voglio che lui muoia. Secondo me lui è in mano push da mezz'ora, ragazzi. E ha sempre tappato male. Vai. Di due vite in due vite non ce ne frega nulla. Brotherhood perché? Perché togliendosi quella può fare rivolta su push. Sicuro come l'oro. Quindi se casta Fatal Push, io faccio sol part... No, scherzavo ragazzi, ho decato Shelly, Shelly numero 2, scherzavo, niente, non volevo. Io volevo fare Soul Partition su Shelly per ricastarla poi, ma no, ho top decato l'altra. Quindi no. Quindi no. No, si suicida? Non c'è... Ma come cazzo giochi? Ma perché? Ma scusa, ma non ce l'hai allora push in mano? No, ma c'è qualcosa... Boh. C'è qualcosa che non mi torna comunque. C'è veramente qualcosa che non mi torna su come sta giocando lui. Ah. Ok. Who you gonna call? Boom! GG. Ma quindi lui non aveva push. Avrei potuto uccidere gli Obnixilis molto prima. Vabbè. Sì, Dark, manda tutto, manda tutto. Manda tutto. Manda tutto. Comunque, Bowmaster che fa l'ultimo danno è l'emblema di quanto sia sbagliato. Mamma mia. È un devastantemente forte quella carta lì. Che cos'è lui? L'Urrus. Quindi, la mano è fortissima. Poveri cani. La cosa giusta al momento giusto, ma fa paura Bowmaster, ragazzi. Boros aggro. Giusto? Sì, faccio lei. Faccio lei perché lui potrebbe fare All That Glitter che ci fa più danno, ma ci fa pescare una carta. O comunque può fare Portable All che gli costa due mana, quindi perde un turno. Dobbiamo pescare le terre noi. Dobbiamo andare a cercare Purga. Ma a meno che sia, lui potrebbe essere martellone. Se è martellone è ancora più corretta questa scelta. Ma sì, ma Orchi non ha senso, ragazzi. È incredibile come carta. Ci ha fatto pescare davvero. Buongiorno, Border, buongiorno. Io però questi Oppo giuro che un po' faccio fatica a capirli sulle giocate che fanno, Perché qui non aveva senso farla partire dal 2. Cioè, aveva senso farla partire dal 2 qua. Perché farla partire dall'1? Che mi dai solo tempo così. Qui adesso devi tappare lo 0, uno dei due e io ti tolgo l'altro. Così ho guadagnato un turno e tu non fai niente. Con un orzo avevi fatto una chiusura da barne, è vero? Ok. Per fare il danno qua. Esatto. Toh. E il turno l'hai perso. Puoi fare due mana qualcosa, ma il turno lo hai perso. Perché non farla partire direttamente dal 2? Usando Gingerbread per fare removal su Esper Sentinel. Io queste cose non le capisco.
Perché, ah, forse è in mano Foundry. Forse è in mano. Infatti non ce l'ha. Ah, ce l'ha. Meglio per noi in realtà con doppia soul partition in mano. Però boh, sono scelte un po'. Tra l'altro questa è un'ottima pescata ora. Perché lui adesso sacrifica lo 0-2. Noi spariamo il 2-1 e lui poi da 4-4 qua e ciampiamo. Credo. Vediamo. Sì. Peccato avere questo mana floating che non fa nulla. Che non fa veramente nulla questo mana in questo turno. Forse era meglio pescare qui. Non lo so. Vediamo. Due blocchi li usiamo tanto. Oddio. Non lo so se li usiamo entrambi. Dipende. Perché il Bowmasterino zitto zitto. A parte che ci può carriare un altro turno, visto che noi una removal ce l'abbiamo. Se ci fa 4 danni qua, non lo so. Con la purga gli faccio tanto male, ma non ce l'abbiamo in mano, ragazzi. Quindi devo pensare. Perché questo lo togliamo di base poi. Questa non si anima più. Lui può farne degli altri. Secondo me possiamo aspettare un attimo a ciam bloccare doppio. Perché delle vite le abbiamo comunque. Lui potrebbe prendere l'Urrus per rifare Yotia però, o Gingerbread. Ma secondo me possiamo aspettare. Sì, possiamo aspettare un attimo. E il Gange è forte. E il Gange è una carta di Magic. Però la farò, credo, come terra. Sì. Vai, vediamo cosa combini. Secondo me tu attivi Foundry qua. Vediamo, eh. Mi sto tenendo lui come backup. Perfetto. Vai, fammi vedere cosa fai. Perché noi possiamo ciampare l'1-1 con Bowmaster. E lui non credo che lo tradi. Però intanto risolviamo il 4-4 qui. Bisogna solo vedere quando si aggiunge l'Urrus. E quello è il momento problematico della partita per noi. Se se l'è aggiunto adesso sono abbastanza contento perché non può attivare. Ah no, può attivare comunque. Beh, gliela facciamo attivare sacrificando il Bowmaster. Vedi che si è rivelato utile alla fine. Alla fine si è rivelato utile. Sì. Via. Andiamo a 9. Ok. Ci mi serve una terra. Cos'hai come drop a 1? Hai una Esper Sentinel in mano? Un Gingerbread, un qualcosa? Una terra. Ah, così può attivare Retrofitter. Questa è buona come pescata. Vai. Se non fa terra, possiamo reprivargli l'Urrus, che comunque rifà solo il niente, perché comunque gli servono 3 mana. Qua attiva lei. E io potrei risolvergliela questa, con Soul Partition, però io vorrei una purga in realtà. E purga mi sembra molto più forte. Va bene per il mal di testa, sì, va bene per tutto, Bowmaster. E vabbè, pescherai una carta, Oppo, che ti devo dire. Io devo riprivarti l'Urrus, no? Mi rifai Yotia. Poi in realtà forse faccio questo, vediamo. Cioè se lui non casta l'Urrus, devo pensarci bene. Comunque è sempre forte, Boros Totteri è una. Boros Totteri è una strategia che dove passa colpisce.
Bene, pesca pure. Oddio, no, 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 no. Non ti faccio pescare. Ok, allora. Vai. Ti faccio pescare di sentinella, ma va bene così. Va bene così. Va bene così. Lo chiamo Bowmaster. No, il cane lo prendo. Sarà un samoiedo. Credo, se riesco a farlo star bene in casa mia. E si chiamerà Spugna. L'ho promesso alla mia ragazza da tempo. Sì. Ti faccio pescare. Tanto pescavi già di base. Buongiorno, Keplero, buongiorno. Toh, pesca di base. E chissà se ricasta subito sentinella. È una delle condizioni matrimoniali, sì. Decisamente sì. No figli, ma cani. È un pochino esuberante il samoiedo. Quindi mi sembra. Come mai non ti vedo più giocare in Vogue Despair? Stiamo giocando mazzi che non la usano, semplicemente. Non c'è un motivo diverso da questo. Semplicemente quella. Qui io devo ricominciare a guadagnare vite, però. Quindi ti faccio pescare una carta. Perché poi devo counterarti quello se non hai la terra. Ma qua soprattutto dobbiamo tornare alti di vite. Vai. E dobbiamo mettere due blocchi a turno. Anche il pastore australiano è una nostra scelta. Ne siamo innamorati tanto. Perché abbiamo conosciuto un bel pastore australiano che ci ha fatto compagnia su tra i monti. Però non siamo del tutto convinti. Non siamo del tutto convinti. Samoiedo è un po' la prima scelta, poi vedremo cosa sarà. Doppia retrofitter. Vabbè. Dobbiamo trovare una purga. Senza purga si muore. Per fortuna abbiamo due blocchi che ci restituiscono un paio di vite. Anche un anello del potere sarebbe molto forte qua. Il Malamute è molto carino anche quello. Vabbè, qui restiamo open, vai. Lui usa Foundry. Con doppia Foundry fa o doppio servo, o comunque fa già il 4-4. No, fa doppio servo. Interessante. Può essere Rocco, può essere. Aia, Gingerbread! Gingerbread fa sempre paura, perché se lui ha un Old Dead Glitter adesso ci sciotta. Vediamo se è così. Eccolo là. Quindi andiamo a cercare. Beh, no, aspetta. Non ci sciotta. Non ci sciotta perché se la ricasta comunque lo blocchiamo, non ha il mana. Al momento, poi magari fa terra. Anche push va bene. Beh, siamo sempre indietro sulla pescata di queste, però. Vabbè. Ce lo accogliamo. Ce lo accogliamo. E c'è sempre quell'Urrus problematicissimo lì. Vai. Però il bello è che non può fare nient'altro per ora. C'è sempre la top deckata di purga dietro l'angolo, forse. Terra. Tappata. Beh, terra tappata vuol dire che comunque non riusciamo a fare doppio pezzo. Quindi tanto vale guadagnare qualche vita. E vedere adesso che disastro ci fa lui. Perché dobbiamo fare Esper Sentinel, Esper Sentinel. Secondo me lui adesso casta l'Urrus e ci accoppa. Però. Vediamo. Vediamo se ci accoppa. Certo è che ci potrebbe anche far pescare delle risorse se non ci sciotta ora. Cioè,
Cioè, o ricasta Gingerbread adesso e aspetta un turno, e può essere, oppure qualsiasi spell faccia ora comunque ci fa fare vantaggio e non ci uccide. Davvero, Malu? Me l'hanno detto in tanti. Rifà Gingerbread e cerca di fare chiusura in due turni. E vabbè, ci fa un danno, ovviamente. Sì, ci sta. Tanto c'hai l'Urus che ti frega. Niente, dobbiamo top deckare ora. Dobbiamo in due pescate, dobbiamo... In tre pescate dobbiamo top deckare una soluzione. Questa non lo è. Possiamo trovare una push anche. No, siamo morti, ragazzi. Boros... Ah, no, aspetta. Sì, no, siamo morti lo stesso. Perché per quante vite io abbia riguadagnato, penso che ci ucciderà. Che gli fa... Lo fa... Beh, però stiamo a 15. Stiamo a 15, però, eh. Il top tipo sarebbe... Sopravvivo un turno, faccio... Trovo anello, anello mi pesca, purga, purga la vince, però poi mi sa che mi suicido di anello in realtà. Oh, non sta mettendo il dead glitter lui, forse ce l'ha già in mano? Forse ce l'ha già in mano. E con il mana che ha può rendere imbloccabile anche l'altro Gingerbread. Però mi fai pescare una carta così. Quanti artefatti hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, non dovrebbe essere lethal. Tu sei forte, ma non abbastanza. Infatti non è lethal. Se attacca con l'Urus è il mio eroe. Non lo è. Sì, lo è, lo è, lo è, lo è, lo è, lo è. Lo è. Doppio blocco sull'Urrus e incrociamo le dita di pescare una removal, una purga, un qualcosa. Non lo è, ci ho sperato ma non lo è. Prendo tutto. Tanto non è che posso fare di più. Dai, top deck. Violinisti, li sentite? Stanno violinando. Stanno violinando tutto, ragazzi. Stanno violinando. Terra. Combat. Na 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 na. Buongiorno mister. Na 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 na. Na 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 na. Che poi magari vince con un altro Gingerbread rapido, con Old Glitter, quasi sicuramente. Però la top deckata è stata abbastanza. La top deckata è stata abbastanza. Ma tanto vince lui, sicuro come l'oro. Aspetta, forse non ha più Old Dead Glitter. 1, 2, 3, 4, è vero. Deve fare l'Urrus per rifare Old Dead Glitter. Però gli serve un mana per fare l'Urrus. Gingerbread c'è, ma è tappato, quindi boh. Ah, è vero, basta un Blast. Verissimo, magari ha Blast in... però gli serve sempre la terra. E non ce l'ha stappata. Noi andiamo a 6, peschiamo di castello e ci teniamo sopra di vite. Ma io questo posso ricastarla con... Oh, ma io posso ricastarla come... Scusa, ma perché?
Ma posso ricastarla come removal? Non lo sapevo, eh. Non me lo immaginavo proprio. Posso farlo però se uso lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Però posso fare questa. Cioè mi costano le vite qua, quindi aspetta, aspetta. Però mi costano le vite lì, quindi... è un rischio. È meglio tenere stappato le due terre per pescare due carte, credo. Vai. Ciao Enigma! Questa è la mia risposta al buon Enigma. Siamo a rischio comunque, eh. Siamo a rischio. Siamo comunque a rischio se ha il botto. Vai. Siamo comunque a rischio se ha il botto. Vediamo cosa fa. Secondo me fa l'urru stappato. Secondo me fa l'urru stappato. Sì. Terra Holded Glitter, removal. Vinta. No, come Gingerbrut numero 2? No, Oppo, qui hai sbagliato. Qui secondo me ha sbagliato. A meno che abbia davvero un amicico in mano, allora è un altro discorso. Però, boh. Beh, tanto loro non li blocchiamo, no? No, no, Neni, grazie a te. Mi spiace molto non essere stato lì. Terra. Vai. Grazie a Teni. Per tutto. Allora, Michiko gliene fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 con la Gingerbrut, ma possiamo pescare di castello e di terra, quindi dovremmo avere più vite comunque. Vediamo se è così, oppure se ci uccide in un altro modo che non sto calcolando. Magari doppio botto. No, Michiko davvero. Però castata adesso... non ha molto senso castata adesso, no? Sono 6 danni. Andrei a 2. E abbiamo reprieve sul botto. Eh già, troppo facile, Oppo. Avrà terra stappata per rifarlo? Può essere, eh? Se ce l'ha, ha vinto. Terra stappata vinta? Vediamo. No. Ok, è andata. È andata. Combat. 7-1. Aveva già fatto l'anda, a posto. GG. Bellissima. Si sono confrontati due... eh sì, e mi lascia perdere, guarda, davvero. Cioè, ne ho già parlato tanto e...
mi sento un po' preso in giro, come ho detto nel video, però è andata così, è andata così. E quindi, ragazzi, come vi ho confermato, Orzhov è un mazzo della Madonna, secondo me. Cioè, io ve l'ho detto, non avevo impressione che fosse un mazzo improbabile come le altre volte. Avevo impressione che fosse un mazzo forte, non sapevo se arrivava a premio subito, ha fatto 7. Abbiamo risposto a tanti mazzi forti del formato, non abbiamo risposto a un UV Control, che vorrei vederlo contro UV Control, questo mazzo. Però il potenziale c'è, cioè qui c'è un mazzo veramente pronto per il meta, per quello che è. Quindi se avrete la possibilità di giocarlo, giocatelo, perché mi sembra molto 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 forte, molto pronto, molto impostato su quello che è questo historic qua. Nel senso che non mi sono trovato praticamente mai in svantaggio di situazione. Abbiamo contrastato comunque degli ottimi mazzi. È un midrange forte questo. Questo è un midrange forte. Adesso vi faccio vedere il mazzo che ho fatto vedere all'inizio. Meglio questo o Dimir? Forse Dimir è un po' più forte contro Control. Però questo ce l'ha. Questo ce l'ha la forza, eh. Questo con Esper Sentinel ci ha fatto di quei vantaggi che non mi aspettavo, sinceramente. Pensavo che fosse un ottimo drop a uno, ma che facesse fatica con la presenza di Bowmaster, invece... Invece è tanta roba. Invece è tanta roba anche qua. Tanta roba anche qua. E cosa ne pensate voi? Vi è piaciuto? Vi è piaciuto, ragazzi? A me è piaciuto molto. È molto stabile anche. Il fatto che giochi Reprieve è una cosa molto molto forte. E anche Emperor. È un mazzo solido, mi sembra di sì, Fentotal. Carino. Sapete che mi ha fatto più impressione questo di Death and Taxis? Questo è veramente, veramente bello per essere un Orzhov. Non lo so. Beh, in realtà Elfi lo risolviamo con Bowmaster, con Push. Secondo me sì, bastano due. Bello, bello. Che ore sono? 11:38.